Gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti, anche se non sembra, anche se può parere un po' straordinario, ad un concorso ippico, il concorso ippico nazionale indoor di Bastia Umbra. Come vedete, un concorso assolutamente speciale. Nella sintesi che vi proponiamo in differita non potevamo mancare di mostrarvi le immagini della gara sicuramente più spettacolare che l'equitazione nostrana abbia mai proposto ai suoi appassionati. Una categoria a staffetta mascherata. E c'erano tutti, Nuti e Corno vestiti da carcerati, Arioldi e Bussu che facevano il verso ai fratelli Linzeo, Andrea Riffeser con un costume da Fantomas e persino Tarzan e Jane, filologicamente a pelo, almeno Tarzan. I cavalieri militari, per regolamento impossibilitati al travestimento, avevano assunto soprannomi altisonanti come Orsini e Sed, che doverosamente in divisa d'aviazione erano diventati Lindbergh e Baracca. Insomma, una festa, una gran festa cui nessuno si è rifiutato e alla quale il pubblico di Bastia, sempre assai numeroso, si è unito molto, molto volentieri. Allora, signora Petrini, siamo arrivati alla fine di questa lunga manifestazione, lunga e forse anche un po' faticosa, no? Faticosissima, molto faticosa, è stata un'impresa, ma sono così soddisfatta, così contenta. Ecco, quindi fatica ma anche soddisfazione. È una grande gratificazione, indubbiamente è una gratificazione. Soddisfazione forse anche per queste sue gare un po' particolari che ha voluto introdurre in questo concorso, no? Sì, non devo farmene un vanto, perché l'idea non è totalmente mia. Lei sa che tutti gli anni i comitati organizzatori vengono chiamati per fare il calendario in federazione e quest'anno il 15 dicembre mi sembra che fosse stato il 15 dicembre, non ne sono sicura, il presidente Checoli ci ha chiesto ufficialmente e ci ha esortato a fare dell'equitazione anche uno spettacolo per renderlo più caro alla massa, per divulgarlo, insomma. Per ottenere più pubblico sugli spalti e probabilmente speriamo anche più pubblico quando questi spettacoli riusciamo a farli vedere in televisione. Naturale, per interessare i media e per attirare gli sponsor. La gara mascherata ha avuto la sua ispirazione l'anno scorso in una visita all'Olimpia a Londra, perciò è un po' un'imitazione di questa gara particolare dell'Olimpia. Ha avuto qualche problema a convincere i cavalieri a partecipare? Abbastanza, perché credevano di perdere la loro dignità o di avere dei problemi comunque con i cavalli o così, e poi invece sono stati loro i primi a essere contenti, l'hanno manifestato. E mi pare che c'è stato anche un grosso gradimento del pubblico, no? Il pubblico è impazzito. Io adesso direi di venire a parlare del Gran Premio, l'ultima gara di questo concorso nazionale indoor di Bastia. La formula è quella tradizionale, classica, due manche più un barrage per il primo posto, salvo che qui abbiamo moltissimi cavalieri che hanno chiuso le due manche senza errori agli ostacoli e quindi si dovranno confrontare nel barrage per la vittoria del primo posto di questo Gran Premio di Bastia. Il percorso del barrage è naturalmente più breve, anche se gli ostacoli sono stati alzati. Sono 300 metri da percorrere con la cadenza di 375 metri al minuto, il tempo massimo è di 48 secondi, il tempo limite è di 96 secondi. Io sono seduto nella tribuna dei cavalieri, accanto e dietro di me ce ne sono diversi, ci sono anche alcuni giornalisti, approfitterò della loro presenza per commentare insieme questa gara. Più vicini di tutti sono Stefano Carli ed Emilio Puricelli. E siamo al barrage di questo Gran Premio, ultima gara del concorso nazionale di Bastia Umbra. Ultima manifestazione equestre importante in pratica della stagione 1990. Giuseppe Corno su Nervà. Cavallo che l'altro anno a Verona montava Michel Robert in una sorta di esibizione, c'è stato un errore al largo numero 9, passato bene invece alla gabbia, affronta una posizione un po'
strana il, l'ostacolo composto dalle barriere diagonali, è passato sul decimo, sull'ostacolo numero 10 senza errori, è stato eliminato il 5 nel percorso del barrage. Sono, il tempo massimo è di 48 secondi, la velocità è sempre 3,75 la cadenza, la lunghezza del percorso è diventata di 300 metri, 20 in meno del percorso della seconda manche. Filippo Mojerson e Cavallo Magazine Ducanò, binomio forse più in forma che c'è in questo momento, staremo a vedere se anche in questo barrage del Gran Premio si confermerà lo stato di particolare grazia che avevamo constatato a Verona e che abbiamo visto, si è visto anche qui a Bastia con 4 vittorie fino adesso. Girata molto stretta di Mojerson prima del secondo ostacolo, è passato anche sul numero 3 nonostante una partenza grandissima, è all'ingresso della gabbia. Nel barrage, lo ricordiamo, il tempo è determinante, non ci può essere un altro barrage, quindi classifica il tempo. Girate strettissime, un percorso decisamente molto molto rapido, chiude in 35 e 86, un tempo che ci dovremo ricordare, 35 e 86 il tempo di Filippo Mojerson e Cavallo Magazine Ducanò in questo barrage. Il tempo massimo è di 48 secondi, quindi ben 13 secondi, 12 secondi e spiccioli al di sotto del tempo massimo consentito. Veramente un percorso spettacolare, vero Carli? E come sempre Ducanò da spettacolo, è stato veramente bello, sì. E adesso abbiamo Antonio Piovanzu, Clark Gable. Percorso difficile da battere questo. Credo proprio di sì. Mi sa che non so chi è che lo può prendere, perché ha una galoppata a Ducanò che già di suo è veloce, per cui oltretutto ha tagliato da tutte le parti. Difficilissimo trovo. Vedremo se sicuramente Arioldi ci proverà, vedremo se saprà farcela. Adesso abbiamo detto in campo Antonio Piovanzu, Clark Gable, arrivato un po' non troppo bene sulla gabbia, girata molto lunga per affrontare il verticale di tavoli in diagonali, un falso largo, chiude con 41 e 12, 41 e 12 praticamente 6 secondi, 6 secondi di più di Filippo Mojerson. E abbiamo in campo proprio Roberto Arioldi, in questo caso con l'Europeana Orchidea della Florida. Il tempo da battere, forse non è questo il cavallo migliore che ha Arioldi in campo in questo barrage, anche Gabbai, avete visto però intanto la girata stretta, però non è riuscito a passare sull'ostacolo. 4 penalità, fuori quindi dalla classifica per i primissimi posti. Ha perso un ferro Arioldi, cioè il ferro l'ha perso Orchidea della Florida naturalmente, nel riceversi dopo l'ostacolo. Finisce in 40 e 75. L'Europeana Orchidea della Florida, penalità 4, tempo 40 e 75. Si presenta il numero 116, è in campo 116. È stato restituito il ferro ad Arioldi, abbiamo in campo Simone Sed su Light Day,
Questo dovrebbe essere un altro che ci prova, no Carli? Non credo che abbia la possibilità. Io direi che c'è Dominici che può provarci, ne ha due in lizza per il miglior cavaliere. Penso che uno dei due farà il massimo e penso che sia l'unico che possa provarci. Vediamo, comunque seguiamo ovviamente con grande interesse anche il percorso di Sed. Già la prima girata non è veloce come quella di Moyerson, però è un gran galoppo, sta galoppando moltissimo, però le girate sono molto larghe e purtroppo conta di più fare meno strada che galoppare tanto. Evidentemente non si fida delle girate strette Sed, ha scelto una strada diversa, sta facendo praticamente una corsa al gran galoppo, ma il tempo è senz'altro superiore, 39 e 39. Non dico tutte le girate larghe, è prendibile. 39 e 39 il tempo di Simone Sed in questo barrage, quindi sono 4 secondi, un po' meno di 4 secondi di differenza. Adesso c'è Guido Dominici su Roi de la Fage, ovviamente un binomio da seguire con grande attenzione. Dominici è in campo per questo barrage con due cavalli, quindi è evidente che ci proverà in tutti i modi. Largo numero uno, girata stretta verso il purtroppo troppo stretta la girata e si è trovato l'ostacolo di fronte un po' troppo presto rispetto alla preparazione del cavallo al salto, quindi con questo primo cavallo Dominici è già fuori. 3 le penalità per il primo rifiuto. Guido Dominici su Roi de la Fage chiude con senza errori agli ostacoli, ma con quelle 3 penalità del rifiuto nel tempo di 45 e 31, quindi dentro comunque il tempo massimo che lo ricordiamo è di 48 secondi. Natale Chiaurani su Asco secondo, il tempo da battere lo ricordo è quello di Filippo Moyerson sul cavallo Magazin Dugano, 35-86, naturalmente facendo anche percorso netto, il che non è poco. Vedremo anche Giorgio Nuti in campo con due cavalli, Gauguin ed Elasticca, anche Nuti è un garista, anche lui sicuramente ci proverà. Asco secondo supera il numero 2 nonostante una girata abbastanza stretta, però sta galoppando non molto, comunque c'è un errore a largo terzo ostacolo di questo tracciato, numero 9, e quindi già 4 le penalità. Certo quel tempo di 35-86 di Moyerson ha messo un po' in crisi tutti stanno tirando al massimo e è veramente difficile. Chiude con 8 penalità Chiaudani questo percorso del barrage nel tempo di 38 e 78. Asco secondo, penalità 8, tempo 38 e 78, 78 numero 140 Giorgio Nuti su Gauguin. Dai Giorgio! Ha due cavalli e quindi sicuramente ci proverà. Forse è più affidabile la stick dei due, ma vedremo come affronta la gara Nuti. Ostacolo numero uno, girata stretta ma non temeraria, non sta galoppando molto, evidentemente tende a fare il netto, ha avuto un'incertezza nel riceversi dopo l'ostacolo,
si è trovato di fronte un altro ostacolo della traiettoria. E all'ultimo ostacolo il tempo è buono, anche se ormai è già 36,79, per un secondo non ce l'ha fatta, 36,79. 36,79 il tempo per Gauguin, zero le penalità nel barrage, un secondo, un po' meno di un secondo, qualche centesimo meno di un secondo, 35,86 Filippo Mojerson, 36,79 Nuti su Gauguin. Certo che quel tempo di Mojerson ha condizionato decisamente tutto questo barrage, no? Chi vince, chi vuole vincere deve per forza andare più veloce, per cui si prendono i rischi e bisogna vedere se si riesce a fare netto. È battibile quel 35,86? Tutti i tempi sono battibili, abbiamo Cavalieri e Lionati, lui è stato un po' sfortunato in questo giro, Nuti lo stava per prendere in effetti perché ha tentato una girata che non gli è riuscita per un pelo. Anche se non la tentava lo prendeva, però, secondo me, quindi vuol dire che è prendibile. D'altra parte non ritengo mai che una gara è finita finché non è partito l'ultimo. Ed ecco Roberto Rioldi su Loropiana Gabai, un altro che sicuramente ci proverà, vedremo, sta studiando il percorso, sta probabilmente pensando a qualche girata che nessuno ha ancora tentato per guadagnare qualche metro. Eccolo alle bandierine. Stretta, stretto, ma neanche strettissimo, e comunque c'è stato un errore al verticale. E adesso alla gabbia. Ormai è fuori dalla classifica per il primissimo posto e probabilmente si ritira. Ha salutato la giuria Roberto Arioldi. Inutile far fare al cavallo dei salti che non potrebbero comunque garantirgli nessun risultato, almeno in questo barrage, e quindi giustamente si ritira. Adesso deve entrare in campo Diego De Riu sul Loropiana Polidor. Mancano ancora diversi percorsi da vedere. Eccolo in campo, Diego De Riu su Loropiana Polidor. Anche lui sta studiando il percorso, ci può sempre essere un'interpretazione del tracciato che ancora nessuno aveva pensato, anche se in realtà a questo punto è un po' difficile che si vedano delle sorprese. L'unico tentativo è di passare all'interno di quel numero 5, che è il tentativo che non è riuscito a Nuti, ed è forse l'unica soluzione che potrebbe dare la vittoria sul tempo decisamente notevole di Mojerson. C'è purtroppo un errore su quel largo di barriere, quindi anche De Riu è fuori, cioè ha un altro errore in uscita dalla gabbia, anche lui comunque era già fuori dalla classifica dei primissimi posti. In barrage, lo abbiamo detto, 23 cavalieri, quindi la qualificazione per il barrage, che pure è stata faticosa, di per sé non comporta uno strepitoso piazzamento. Finisce con 8 penalità nel tempo di 44,35 Diego De Riu su Loropiana Polidor. Ed ecco Giorgio Nuti su Elastic, percorso da seguire con grandissima attenzione. Dopo Nuti dovranno entrare in campo altri 6 binomi per questo
decisamente spettacolare barrage conclusivo del Gran Premio di Bastia Umbra. Nuti è già all'attacco, passa il primo, girata sul secondo, guadagna questa volta un tempo, ce l'ha fatta, è a largo, si è allargato un po', c'è un errore sul largo e Nuti si ritira, non prosegue. C'è un errore sul largo, inutile far fare più salti a Elastic, c'è già un buon piazzamento con Gauguin, inutile tentare anche con questo, anche Giorgio Nuti si ritira. Guido Dominici su Leila di Calabria, l'unico cavallo italiano in campo per questo barrage. Resta comunque anche da sottolineare la straordinarietà di questo barrage in cui sono veramente tanti i cavalieri che si stanno contendendo la vittoria della gara indubbiamente più importante di questo concorso nazionale di Bastia Umbra. Da sottolineare anche il pubblico che, nonostante l'ora tarda, come dicevo noi siamo in differita qui, adesso sono quasi le 11 di sera, nonostante l'ora tarda in parte sì se n'è andato, ma moltissimi sono quelli che sono rimasti a godersi lo spettacolo di questo decisamente spettacolare barrage conclusivo della manifestazione equestre che chiude la stagione 1990. Questo però è il tempo di Dominici, io direi di seguire adesso la sua gara. Sta tagliando, è passato anche con un pizzico di temerarietà, sta galoppando al massimo 38 e 39, il suo tempo per ora è terzo, 38 e 39 il tempo di Guido Dominici su Leila di Calabria, comunque un tempo decisamente notevole. 38 e 39, terzo posto della classifica provvisoria. Un ottimo terzo posto per questo binomio tutto sommato abbastanza giovane. Leila, abbiamo detto, cavalla italiana. Adesso abbiamo la Amazzone, giovanissima Amazzone Francesca Accordi, già ampiamente soddisfatta per i due netti, vediamo che cosa saprà fare in questa. C'è un errore nel largo che in effetti è forse l'ostacolo di questo barrage che ha maggiormente penalizzato i percorsi fino adesso. Come mai così difficile quel largo, Pulicelli? Ma perché tutti arrivano abbastanza forte dal verticale della Volvo e poi devono riprendere e preparare già un po' la girata per venire sull'altra gabbia e arrivando così veloce e cambiando ancora un po' l'equilibrio e il controllo per il cavallo si rischia questo errore. Chiude con quattro penalità Francesca Accordi questo suo terzo percorso, è comunque soddisfatta, perlomeno dovrebbe esserlo. Siamo con te! Luciano Campagnaro su Emily, questo potrebbe essere un altro binomio da guardare con attenzione. Quello è col guadagno dall'1 al 2 potrebbe gira. Ale. Buonanotte. C'è anche un errore. Non c'è l'errore perché in effetti è caduta. No, adesso però è caduta. Adesso è caduta però la barriera del largo di cui parlavamo prima. C'è quindi un errore, dicevo non era errore su quel verticale perché era caduta la parte inferiore, non la barriera superiore che è quella che conta. C'è stato però invece poi errore sul largo, errore anche sul largo d'uscita dalla gabbia. Luciano Campagnaro chiude con 8 penalità il suo barrage nel tempo di 40 e 11. Quindi per ora si conferma la classifica che abbiamo dato, Filippo Moyerson al primo posto su Cavallo Magazine Dugano, Giorgio Nuti al secondo posto con Gauguin in 36 e 79 e Guido Dominici su Leila di Calabria al terzo con 38 e 39. Adesso deve rientrare in campo Guido Dominici su All in Silver, altro
doppio percorso netto nelle due manche. Guido Dominici in campo con il suo terzo cavallo al barrage, All in Silver. Il suo miglior tempo è stato quello di Leila di Calabria, 38 e 39, terzo tempo fino adesso in questo barrage, All in Silver. È passato anche lui con un tempo in meno, in questo caso è partito un po' grande su quel largo, ma è passato anche lì e c'è un'incertezza nel tracciato. Il tempo è interessante, siamo a 24 secondi. Falso largo passato grandissimo. C'è un tifo strepitoso, lo sentite? È passato, il tempo è 36 e 44, niente da fare. È riuscito a battere il suo tempo, è passato al secondo posto, ma niente da fare. 35 e 86 di Filippo Mojerson è veramente imbattibile. 36 e 44, comunque un bellissimo percorso, un bellissimo comportamento complessivo di Guido Dominici. Io direi che merita un commento questo percorso. Ce l'ha messa proprio tutta, è stato un bellissimo giro, peccato perché meritava, ci ha provato con tre cavalli e è andato sempre più vicino, sempre più vicino. D'altra parte però Filippo ha fatto un bellissimo barrage, che dire, bravo. Avevamo detto che era difficile da battere quel tempo. Era difficile, sì. D'altra parte oggi Dugano è il cavallo più in forma, il più veloce ed è un buon stimolo per tutti i cavalieri quando entra in campo lui, per cui ci si prova. Però non si riesce mai a batterlo, questa è la verità. Comunque Dominici aveva un terzo posto con Leila di Calabria prima di questo suo percorso, è riuscito invece a strappare il secondo posto che prima era di Giorgio Nuti, che aveva chiuso in 36,79. Con questo 36,44 con All in Silver Dominici è secondo ed è poi quarto con Leila di Calabria con il tempo di 38,39. Ancora due comunque i netti che devono battersi in questo barrage. Stefano Scaccabarozzo in campo adesso con Rain Dance e poi Gabriele Soffia su Landersfuls. Non sembra per ora in grado Scaccabarozzo di competere con i tempi eccezionali che abbiamo visto fino adesso. Comunque sta recuperando molto in questa seconda parte del percorso, è saltato un po' sbilanciato, è già a 36, chiude in 38 e 25, comunque ottimo il tempo, è riuscito a strappare il quarto posto che avevamo detto era rimasto a Leila di Calabria, 38 e 25. Molto buono anche questo percorso che si piazza quindi al quarto posto in questo barrage fino adesso. Gabriele Soffia su Equiline Landersfurst. Ripetiamo la classifica finora, il migliore è il tempo ancora di Filippo Mojerson, 35,86, tre percorsi netti, poi il 36,34 di Dominici su All in Silver. Poi abbiamo il 36,79 di Nuti su Gauguin. Poi c'è purtroppo un errore, niente da fare per Gabriele Soffia e Landersfurst, c'è un errore nell'uscita dalla gabbia. Dicevo, il quarto tempo è quello di Stefano Scaccabarozzi con 38,25, il quinto quello di Guido Dominici su Leila di Calabria con 38 e 39. Finisce il percorso Guido Dominici, finisce anche questo Gran Premio di Bastia, molto bello e molto spettacolare come la promessa è anche questo barrage, signora Petrini. Sì, molto bello, una bellissima gara, bei binomi, un grande spettacolo. Grazie. Il pubblico ha partecipato molto anche in questa gara, anche se sono, dicevo prima, quasi le 11. Eh sì, io desidero ringraziare di fatti questo pubblico umbro così partecipe di questo concorso, i cavalieri tutti che hanno partecipato.
Grazie a tutti anche da parte mia per questa telecronaca e appuntamento alla prossima manifestazione equestre. Grazie mille. Grazie a lei.